Ciao a tutti, oggi video chiacchiericcio perché voglio condividere con voi, e come vedete mi sono presa anche gli appunti come al solito, perché mi è venuta in mente una riflessione, ma insomma un pensiero, così un po' all'improvviso, però poi più ci pensavo e più mi sembrava fosse comunque abbastanza appunto coerente con la realtà, e quindi mi è venuto in mente che se guardiamo al mondo dei social e al comportamento soprattutto degli utenti, è un po' come se i social fossero diventati la religione del XXI secolo, perché secondo me ci sono veramente molte somiglianze tra questi due mondi, e quindi oggi le voglio condividere insieme a voi per sapere insomma se anche voi la pensate come me. Prima però ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi, se vi piace insomma il mio canale, e soprattutto seguitemi sui social, e ci tengo molto soprattutto a Instagram, e sotto trovate tutti i link perché li pubblico quasi tutti i giorni e quindi mi piace che qualcuno appunto guardi quello che mi viene in mente, perché pubblico quello che mi viene in mente. Comunque, tralasciando questo, iniziamo questa mia, diciamo, riflessione su questo parallelismo social-religione. Secondo me i social sfruttano lo stesso meccanismo che è alla base delle religioni, meccanismo psicologico, e cioè quello di offrire delle soluzioni, delle risposte semplici, veloci, rapide ai problemi, senza però di fatto essere delle soluzioni concrete, reali. Quindi offrono ovviamente queste appunto soluzioni che sembrano appunto risolvere questi problemi, e quindi noi guardiamo appunto a questi influencer. È nata appunto questa figura poi dell'influencer, che praticamente non è che è un qualcosa di riconosciuto ufficialmente, ci si autoproclamano praticamente, e praticamente appunto i social sfruttano questi influencer che sono quasi adorati come degli dei, che praticamente si proclamano amici di tutti, sono appunto molto simpatici, molto amichevoli, e sembrano appunto tutte delle persone molto molto buone e gentili, tranne con chi prova a contraddirgli un attimo anche in modo educato, e lì proprio ti eliminano subito, e quindi in realtà appunto questi influencer, così come appunto ci ammiccano nei video, nelle foto, sembrano veramente delle brave persone, proprio appunto come una divinità. E secondo me no, quando io leggo e rabbrividisco commenti sotto alle foto, sotto a video, del tipo sei la mia vita, ti adoro, vorrei essere come te, sei la migliore, sei la mia migliore amica, mio migliore amico, rabbrividisco, perché secondo me questi sono veramente comportamenti da fanatismo ingiustificato, perché non è possibile adorare così tanto qualcuno che non conosci, quindi io non lo capisco. E difatti poi questi influencer si ergono proprio a guru, a filosofi, e a me viene molto spesso da ridere, perché quante volte scrivono frasi magari come poste delle foto, o dicono nei video delle frasi, dei pensieri che sono veramente banali e ovvi, però le dicono come se avessero scoperto una grande verità, e poi difatti tutti i loro follower, quelli più fedeli, tra virgolette, per rimanere in tema di religione, gli danno appunto ragione, commentano dicendo sì sì ha ragione, vero qua, ma sono delle cose veramente ovvie, semplici, molto spesso veramente banali, cioè tipo se a una cosa ci tieni veramente, se davvero ti impegni e la vuoi, riuscirai. Ok, non vado oltre.
e si ergono appunto anche a filosofi solamente perché magari hanno letto un libro o anche due su quell'argomento e quindi, ok, sembra ne sappiano chissà quanto. E poi, di fatto poi si pongono proprio con questo loro atteggiamento da guru, si pongono proprio come risolutori di problemi che, diciamo, nella vita reale sono problemi che si possono, diciamo, risolvere con il tempo. Esempio banalissimo, lo stare in forma, quindi il fare sport per restare in forma abbinato all'alimentazione, cioè è un percorso che comunque richiede appunto tempo. Loro invece ti offrono la soluzione che ti dà subito quello che vuoi senza fatica e quindi pubblicizzano questi prodotti, insomma comunque quello per cui sono pagati, che sembrano appunto essere sempre tra virgolette miracolosi. E in quanto comunque, ecco appunto, andare in palestra, allenarsi ore, stare attenti all'alimentazione è fatica, loro sembra invece che ci dimostrano che sono appunto degli esseri superiori, perché mangiano interi fast food, perché veramente, cioè, mangiano a volte delle cose allucinanti, delle quantità allucinanti di cibo, che e restano comunque in forma, non succede nulla, e sembra anche che ci dicano che non è che si allenano poi così tanto, che fanno chissà cosa, quindi sono appunto degli esseri soprannaturali, sembra. E difatti anche le loro, diciamo, foto, no? Quelle che postano, comunque anche le anteprime dei video, che non corrispondono quasi mai al loro vero aspetto perché sono super ritoccate, le foto sono diventate a questo punto come una specie di immagine sacra praticamente, perché anche se sono appunto palesemente ritoccate, perché cioè tu soprattutto se vedi una persona nei video sai com'è, no? Quindi poi se vedi la foto che è abbastanza diversa, per dire, se una nella vita reale non ha seno, poi però ti fa le foto con un bel seno, c'è qualcosa che non va, ma nonostante questo comunque i seguaci lasciano sempre i loro commenti estasiati di ammirazione per la sua bellezza, per la sua perfezione. Come fai a mangiare tanto, a rimanere in forma? Ok, andiamo avanti. Quindi anche qui siamo nel fanatismo insensato. E poi, proprio come le religioni, no? Che non sono mai completamente originali, autentiche. Cioè, vedi anche il cristianesimo, tutto quello che è religione, quindi le storie, i personaggi, non sono totalmente nuovi. Il cristianesimo ha attinto tantissimo dal paganesimo, ma non solo, ritrasformando certi rituali, certi personaggi in una versione più santificata, quindi, o comunque che si rifanno a quelli. Quindi non c'è nulla di originale nelle religioni, riprendono un po' tutte le stesse storie, le stesse cose, così come anche influencer, YouTube, sono tutti uguali. Se voi ci fate caso, non c'è molta personalità, molta originalità, nel senso che anche nell'aspetto molti si somigliano, fanno i capelli allo stesso modo, si vestono allo stesso modo, comprano tutti gli stessi accessori che va di moda in quel periodo. Cioè, tipo l'anno scorso, per dirla una, tutti avevano quei braccialetti o comunque quelle cavigliere orrende con le conchiglie, tutte ce l'avevano, e così come anche appunto anche i contenuti che portano sui loro social non sono totalmente originali, sempre e solo originali, perché seguono appunto anche loro il momento e quindi tutti in quel momento postano le stesse cose, pubblicano le stesse cose, gli stessi contenuti. Per non parlare poi, se tutti sponsorizzano gli stessi prodotti, ti ritrovi post con anche le stesse appunto descrizioni per tutti uguali. Quindi, proprio come nei confronti della religione, bisogna un attimo distaccarsi, secondo me, perché
non esiste chi ha la risposta a tutto, non esiste chi può consigliarci le soluzioni migliori per i nostri problemi se non noi stessi. Quindi bisogna iniziare un po' a pensare con la nostra testa. Quindi sì, va bene guardarci intorno, sapere quali sono, diciamo, le possibilità che abbiamo intorno, però poi decidere noi qual è la scelta migliore. Non deve essere per forza quella che ci consiglia l'influencer. Quindi siamo noi che dobbiamo scegliere i prodotti o i servizi che fanno per noi e dedicare il tempo libero che abbiamo a noi stessi e non a seguire così fedelmente queste persone, a seguire ogni singolo passo che fanno durante la giornata. Perché ok, guardare un video per l'intrattenimento, per passare 10 minuti senza pensare a nulla, e quindi va bene guardare contenuti leggeri, è ovvio, però poi la vita reale è un'altra, è la nostra, e dobbiamo viverla a contatto con persone reali, facendo appunto esperienze reali, o anche stando da soli in solitudine. Però insomma, ecco, dobbiamo iniziare a vivere la nostra vita reale staccandoci dai social, perché solo noi possiamo sapere che cosa è veramente il meglio per noi. E se vogliamo raggiungere un certo obiettivo, se è una cosa personale, tipo, che ne so, la laurea, come nel mio caso, ok, mi devo impegnare per conto mio e devo studiare e basta. Ma se vogliamo raggiungere altri obiettivi, come appunto, ritornando all'esempio di prima, la forma fisica, quindi la tonificazione del corpo, no? In palestra, dobbiamo rivolgerci sempre comunque agli specialisti, a chi ha veramente studiato e ha un titolo che garantisce appunto che comunque quello che ci sta dicendo ha un fondo di prova scientifica, di comunque razionalità, e non seguire solo chi è pagato per dirci certe cose, per dirci che un prodotto va bene per tutti e che basta appunto prendere una pasticca prima di mangiare e non assorbiremo carboidrati e non ingrasseremo, cioè no. E quindi anche quando abbiamo del tempo libero, 5 minuti, 10 minuti, stacchiamoci un po' dal cellulare. Non stiamo sempre a curiosare nelle vite di queste persone che alla fine non è che abbiano una vita tanto proprio migliore della nostra, e parlo ovviamente di non delle superstar che magari, che ne so, hanno comunque uno stile di vita particolare, perché magari partecipano a degli eventi straordinari, che ti posso dire, comunque un artista che ha comunque una vita ovviamente diversa da noi, ma gli youtuber, le influencer più o meno che fanno una vita normale, non stiamo sempre a seguire loro. Abbiamo 10 minuti di tempo libero, leggiamo un libro, dedichiamoci a fare qualcosa che ci piace, nel mio caso per esempio, che ne so, disegno, o organizziamo un viaggio, insomma pensiamo molto di più a noi stessi. Quindi questa è la mia riflessione su questa cosa, perché secondo me veramente i social e la religione hanno moltissimi elementi in comune, ed è un nuovo fenomeno questo, perché sta veramente, secondo me, prendendo troppo piede, e troppo spesso tendiamo a fidarci troppo di quello che ci viene detto da persone che alla fine sono come noi, fanno dei video, cioè niente di più, niente di meno, si sono trovate coinvolte appunto in questo successo, tra virgolette, quindi lo sfruttano. Però rivolgiamoci a chi di dovere, a un medico, a un nutrizionista, a un dietologo, a un personal trainer, e loro sapranno veramente consigliarci bene. Quindi questo è quello che io penso. Ovviamente, allora, io non è che ho voluto, diciamo, criticare
chi è religioso, perché vabbè, io non lo sono, però rispetto comunque chi lo è. Quindi era solo un voler mettere a confronto due situazioni che secondo me hanno elementi in comune, e poi lo so, insomma, che sono cose completamente diverse. Però questo è il mio pensiero, quindi fatemi sapere se siete d'accordo, se pensate che comunque un po' di verità in quello che ho detto c'è. Quindi fatemi sapere con un commento e seguitemi sui social, Instagram, sotto trovate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!